Lei ha sacrificato gran parte della sua esistenza proprio alla lotta alla mafia, considerato dalle cosche un pochino il simbolo di questo stato da combattere, da colpire. Lei vive in sostanza blindato, ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai. Oh, la prima volta che vidi un film su Falcone, volli subito sapere di più su quest'eroe. Comprai un libro, parlava della sua vita, mi appassionai alle sue gesta riga dopo riga. Cosa l'avesse spinto a farlo io non lo capivo, poi vidi gli occhi spensierati di un bambino. E posso dire che a distanza di 20 anni ho compreso le speranze di Giovanni. E se ti chiederai chi gliel'ha fatto fare, tu guarda il sole, poi guarda il mare. E se non trovi la risposta che cercavi, guarda gli occhi di tuo figlio e pensa al suo domani. E se ti chiederà chi gliel'ha fatto fare, tu guarda il sole, poi guarda il mare. E se non trovi la risposta che cercavi, guarda gli occhi di tuo figlio e pensa al suo domani. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere, e che si può vincere, e che si può vincere. Voglio un'Italia che ricordi queste due persone, voglio un'Italia che ci insegni che cos'è l'amore. La mia generazione farà la differenza se debelleremo l'ignoranza con la conoscenza. Sapete chi ha dato la... Direttore, apriamo con lei questo speciale dedicato alla scuola, dedicato alla Calabria, all'ufficio che lei dirige, ma soprattutto dedicato ai giovani. Una sfida culturale, un momento importante questo del tavolo della legalità che oggi qui a Lamezia lo sentiremo più tardi, riprenderemo anche le parole di Don Ciotti, non è un baluardo, non è una bandiera la legalità, ma è un fatto concreto, soprattutto un'azione di corresponsabilità dove i giovani sono i principali protagonisti. Certo, i giovani sono i principali protagonisti, noi dobbiamo far capire ai ragazzi di come sia importante avere un concetto radicato e forte della legalità. La cultura va a pari passo con la legalità e noi col tavolo della legalità che è stato istituito vogliamo portare nelle scuole un discorso molto chiaro e molto aperto che deve servire ai ragazzi da stimolo per crescere secondo i principi dell'etica, della legalità. Bisogna sempre parlare, bisogna parlare per non dimenticare mai, deve far parte continuamente della nostra vita. Noi dobbiamo vivere continuamente pensando che dobbiamo vivere per gli altri, lavorare per gli altri, lavorare affinché il concetto sano della legalità vada sempre avanti e venga sempre confermato. Un impegno quotidiano, soprattutto un'opportunità anche per i giovani di parlare con le istituzioni, è importantissimo questo per loro. Sì, la scuola, si dice sempre che nella scuola crescono gli uomini del futuro, però gli uomini del futuro sono i ragazzi del presente e noi a questi ragazzi del presente dobbiamo pensare e dobbiamo far capire loro di quanto sia importante vivere correttamente. Bene, noi andiamo ora a seguire gli interventi di questa giornata, grazie a lei per darci la possibilità anche di comunicare questa legalità e rimanete con noi perché andiamo a seguire ora gli importanti relazioni del convegno. Grazie direttore. Sicuramente noi andremo avanti in questo progetto, noi come ufficio scolastico regionale saremo sempre pronti ad aiutare e ad essere disponibili a fare qualsiasi attività. E termino con una battuta che a me piace sempre raccontare e dire, appunto, è stato detto da un grandissimo scrittore che se tutti sapessimo com'è bello vivere onestamente, se i furfanti sapessero com'è bello vivere onestamente, tali sarebbero per furfanteria. Buon lavoro a tutti quanti. Un tavolo regionale di rilevante importanza, un tavolo regionale nel quale sono diversi gli attori e i partner che insieme in rete vogliono dare questo supporto ai ragazzi, vogliono far vivere ai ragazzi l'opportunità di vivere sullo stesso piano una corresponsabilità importante per loro, tra essi la Procura Generale, l'Associazione Nazionale
antimafia, la Procura Nazionale Antimafia, il MIUR. Andiamo ancora a sentire alcuni degli interventi che ci aiutano a capire il senso di questa storica giornata che si vive qui in provincia di Catanzaro alla Lamezia Terme. Il 23 maggio del 2015, nel giorno del 23° anniversario della strage di Capaci, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata siglata una carta d'intenti tra il MIUR e il Consiglio Superiore della Magistratura. Precedentemente però era stata siglata un'altra carta d'intenti con l'Associazione Nazionale Magistrati, con la Direzione Nazionale Antimafia, con l'Associazione Anticorruzione, con l'obiettivo di rafforzare la cultura della cittadinanza e della legalità. Da questi accordi è nato il Tavolo Nazionale della Legalità e della Corresponsabilità. Di questo ci parlerà il dottor Paolo Sciascia, dirigente dell'Ufficio IV della Direzione Generale dello Studente del MIUR. Grazie e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, io rappresento l'ufficio terzo della Direzione dello Studente, ufficio che si occupa proprio di educazione alla legalità, e quindi è in capo alla Direzione Studente e all'ufficio questa sfida importante di cercare di dare attuazione a queste carte di intenti importantissime che ha citato la professoressa Franco. Allora, nel 2015 sono state stipulate queste due carte di intenti, l'una con il CSM, l'altra con l'Associazione Nazionale Magistrati, la Direzione Nazionale Antimafia e l'Autorità Anticorruzione. Allora, qual è il significato di queste carte di intenti? Il significato di queste carte di intenti è di creare una collaborazione istituzionale tra Ministero e le istituzioni che ho citato per portare avanti un percorso di educazione alla legalità. Ecco, queste carte segnano un passaggio importante, segnano la nascita di una collaborazione, di una vera e propria collaborazione istituzionale. Alla collaborazione istituzionale che nasce con questi accordi se ne sono aggiunte altre. Allora, l'ex ministro Giannini ha stipulato un protocollo d'intesa di analogo contenuto con la magistratura amministrativa, quindi con il Consiglio di Stato. Ne è in corso di conclusione anche un altro protocollo con la Corte Costituzionale, che prevede l'intervento dei 15 giudici costituzionali nelle scuole per fare delle attività didattiche nelle scuole, con la Corte di Cassazione anche e con la Corte dei Conti. La prima attività che davvero faticosamente è stata portata avanti è stata quella di creare i tavoli regionali, cioè così come a Roma abbiamo un comitato paritetico, come lo vogliamo chiamare, un tavolo di coordinamento che a livello centrale si occupa di dare attuazione a queste carte, in cui partecipano i rappresentanti delle istituzioni che vi ho citato, così a livello regionale abbiamo creato dei tavoli speculari a quello centrale che devono essere il fulcro, il centro delle iniziative di educazione alla legalità a livello regionale. Qual è il compito principale con cui sono nati questi tavoli? Quello di cercare di a livello centrale, a livello di centrale regionale, di creare un organo istituzionale che si occupi di, in qualche modo, di filtrare queste iniziative, di analizzarle, di valutare quali siano le iniziative più valide da un punto di vista educativo, gli operatori più credibili, di fare in modo che il messaggio di educazione alla legalità che nel corso dell'anno e nel corso dei prossimi anni arriva sul territorio sia in qualche modo un messaggio condiviso a livello centrale, condiviso anche con il Ministero. Cioè, in qualche modo ci vogliamo dare degli obiettivi educativi con cui vogliamo che da qui a qualche anno i nostri studenti escano dalla scuola secondaria di secondo grado. Quindi tutto questo per cercare di, come diceva il direttore, di fare rete
e di condividere questo, i messaggi e diciamo il percorso di educazione alla legalità che sviluppiamo sul territorio. Grazie. Il tavolo della legalità, come ha detto il dottor Sciascia, in Calabria si è insediato il 14 gennaio del 2016, anche questo ha avuto un iter un po' lungo, però fanno parte, noi ne siamo orgogliosi, personalità del mondo della magistratura molto importanti, e qui al tavolo ne abbiamo alcuni rappresentanti, del mondo accademico. La sinergia tra mondo della scuola e la magistratura rappresenta il laboratorio in cui ogni società immagina e prepara il proprio futuro, lavorando nel presente, offrendo agli studenti l'opportunità di acquisire una mentalità responsabile rispetto al tema della legalità. Ho letto un brano tratto dalle carte di intenti. Al dottor Giacomo Ebner chiediamo di fare capire ai nostri giovani che non può esserci un futuro senza il rispetto delle regole. Buongiorno, grazie dell'invito, vengo da Roma. Noi dell'Associazione Magistrati partecipiamo con piacere a questi tavoli della legalità, perché crediamo che la prima linea non sia solo, noi siamo molto affezionati ovviamente ai nostri morti, Falcone, Borsellino e tutti gli altri, ma siamo convinti che la prima linea non sia solo contro la criminalità organizzata, ma sia la scuola. La scuola è la prima linea, ugualmente come l'affrontare le criminalità organizzate. Quindi ci teniamo particolarmente a questa joint venture. Questo perché noi possiamo pure stupirvi con effetti speciali, con Falcone e Borsellino, però poi io vado nelle scuole, andiamo nelle scuole, nei magistrati, e vediamo, chiediamo ai ragazzi se chiedono lo scontrino, se scaricano la musica da internet, se prendono le borse per strada. Tutti rispondono più o meno sì, che poi in realtà l'abbiamo fatto pure noi, diciamocelo pure in segreto. Quindi in realtà poi alla fine la legalità è una parola tanto bella quanto a rischio retorica. Come diceva il più grande pensatore del millennio scorso, che è Franco Califano, tutto il resto è noia, diciamo. Nel senso che se poi non è vissuta nella quotidianità, non c'ha senso. Quindi questo è un po' il messaggio che noi vogliamo portare. Educare la legalità, se no rischia di diventare educare delle persone disadattate. Cioè, la domanda è provocatoria, però se noi educhiamo talmente bene un ragazzo a rispettare le leggi, in una società come la nostra, rischiamo di educare un ragazzo disadattato che non accetterà mai raccomandazioni, che non verrà preso in giro perché chiede lo scontrino. C'è questo grosso rischio. Allora, come si fa a combattere questo? Lo dobbiamo fare noi educatori e i ragazzi stessi, assumendo con grande coraggio la responsabilità nel quotidiano, perché questa è la parola chiave. Perché osservare le leggi, cioè fare l'osservatore delle leggi, inteso come turista, probabilmente ci porta veramente a essere fuori dalla società. Ma vivere la legalità, quello è il nostro progetto, il nostro ideale, è un'altra cosa. Vivere la legalità passa attraverso i progetti concreti degli insegnanti, dei ragazzi coraggiosi che accettano di sfidare gli altri su un terreno difficile ma bello, e anche di noi, di supporto delle istituzioni. Quindi questa, noi, cogliendo l'occasione della partita di calcio magistrati cantanti, ci piacerebbe la settimana prima, 10 giorni prima, 15 giorni prima, di organizzare una serie di eventi in tutta la regione Calabria. Lasciate poi le iniziative, ovviamente con un po' di idee le abbiamo portate noi, però anche idee che vengono da voi, dai ragazzi. Sarebbe bello organizzare dei momenti importanti, di modo che la partita del cuore, diciamo, magistrati cantanti, non rimanga poi un evento a sé stante, ma sia poi frutto di un lavoro prima e forse anche di una verifica dopo, che non sarebbe male. Rimanga qualcosa, insomma. Quindi considera, finisco qua, come diceva il comandante Schettino, siamo tutti sulla stessa barca, quindi non diceva proprio così, però va bene. Buongiorno a tutti, rappresento il procuratore generale, di cui porto i saluti alla platea. Sono qui per spiegare qual è il ruolo del mio ufficio all'interno di questo tavolo e quale può essere l'apporto che, in una prospettiva di promozione dell'idea di legalità nelle scuole e ai ragazzi, può avere appunto la funzione svolta all'interno dell'ufficio che rappresento.
momento. Al percorso deviante consegue l'applicazione di una pena e di una sanzione. Questo cosa comporta? Che per poter apprezzare e introiettare meglio un concetto di legalità che non sia meramente formale ma abbia un sostrato sostanziale, che possa essere percepito come tale soprattutto dai giovani, si possa valutare cosa succede dopo che questa devianza vi è stata e quali possono essere le forme alternative per riappropriarsi anche da parte di chi quella devianza ha integrato di un concetto di legalità che deve appunto avere la sua concretezza per poter essere pienamente apprezzato. Quindi ritengo che anche la percezione di quello che è lo svolgimento delle udienze dinanzi a un tribunale di sorveglianza, dove si ha il diretto impatto con la vita del detenuto che quel percorso deviante ha svolto e che viene seguito anche nella fase successiva dell'esecuzione della pena al fine di riappropriarsi di una legalità che è stata violata, possa avere una efficacia pratica e possa servire a far comprendere come di fatto la scelta deviante abbia un prezzo che il nostro sistema si impone di poter superare attraverso un percorso rieducativo e riabilitativo che è quello che appunto si cura attraverso la fase esecutiva della pena. Pertanto nelle idee, nei progetti che si vorrebbero portare avanti anche come Procura Generale all'interno di questo tavolo vi è anche quello di garantire la presa di coscienza dell'effettività di cosa avviene nel momento in cui la devianza vi è, in maniera da poter condividere dei percorsi di introiezione del concetto di legalità partendo da quelli che sono gli effetti che derivano dalla violazione dei concetti di legalità stessa. Grazie, buongiorno a tutti. Porto anch'io i saluti da parte del Procuratore Generale e sono qui per presentarvi quelli che sono i progetti che concretamente questo ufficio sta portando avanti nel distretto di Reggio Calabria. Abbiamo cercato di stimolare un confronto diretto con gli studenti e abbiamo avviato proprio in questi giorni una serie di conferenze e di iniziative che hanno come tema la pratica dei diritti. Lo scopo è quello di avere un approccio concreto, non di enunciare principi astratti, ma di confrontarci con gli studenti in modo tale che gli stessi, oltre a maturare la necessità di rispettare i principi di legalità, abbiano anche consapevolezza dei diritti che possono azionare e sappiano anche come metterli in pratica. Gli argomenti scelti sono stati infatti quelli della partecipazione attiva del cittadino al rispetto della legalità e quindi come riuscire a reintegrare una situazione di legittimità in situazioni in cui invece devianze possono comprometterla. Abbiamo affrontato il diritto allo studio e i diritti inviolabili della persona e soprattutto nell'ambito degli incontri abbiamo scelto un tema che potesse coinvolgere direttamente i ragazzi con riferimento a quelli che sono comportamenti ormai molto diffusi, che sono quelli di comunicazione attraverso i social network. Abbiamo infatti organizzato un incontro dedicato alla tutela della privacy che è stato particolarmente proficuo soprattutto rispetto alla divulgazione di quegli aspetti giuridici che spesso sono tecnici e che i ragazzi nella quotidianità spesso ignorano e che possono determinare conseguenze sia civilistiche ma spesso anche purtroppo penali, come sappiamo dalla cronaca. Proseguiremo con iniziative simili e diamo la piena disponibilità alla partecipazione al tavolo. Grazie. Dottor Dolce, una presenza importante, un momento di condivisione, di compartecipazione di quello che forse è la materia più importante per i nostri giovani, ecco, la legalità che poi porta alla giustizia, il suo ufficio, la realtà che lei rappresenta è presente in questo tavolo con le idee abbastanza chiare, un messaggio da lanciare anche alle altre istituzioni ma anche alle famiglie direi.
Sì, la Procura Nazionale Antimafia ha deciso di aderire a questa carta di intenti che è stata, cioè, peraltro, questo ci tengo a dirlo, promossa proprio dalla magistratura e ha trovato chiaramente il Ministero della Pubblica Istruzione pronto a rispondere appunto a questo stimolo che è venuto dalla magistratura, perché ci rendiamo conto, e questo a maggior ragione in un territorio come la Calabria, che l'azione della magistratura, che è tendenzialmente un'azione punitiva, cioè un'azione che viene dopo il crimine che è stato commesso, non può bastare, perché se bastasse, chiaramente tutti gli arresti che quotidianamente avvengono sarebbero sicuramente serviti a far venir meno questo cancro che è presente nella nostra terra. E allora noi crediamo fortemente nel ruolo che la scuola oggi può e deve giocare nella formazione dei nostri giovani, dei nostri figli, soprattutto nella formazione delle loro coscienze, nell'aiutarli a ragionare con la loro testa e a non omologarsi nel pensiero unico che tende a prendere il sopravvento. E quindi, consapevoli di questo ruolo della scuola, anche noi magistrati vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento che non può che partire appunto dai giovani e dalla scuola. Prima di ritornare e sentire, ecco, altri interventi, qual è il messaggio che vogliamo mandare ai genitori di questi ragazzi, dottore? Il messaggio che mandiamo ai genitori è quello che devono essere anche loro protagonisti di questo cambiamento. Il loro atteggiamento verso la scuola deve essere quello di condividere con gli insegnanti il percorso educativo senza prendere delle posizioni precostituite, magari a difesa dei propri figli, senza invece rendersi conto che a volte educare un giovane può voler dire anche farlo piangere e non sempre accontentarlo. Ecco. Grazie mille. Let's get it started. Let's get it started in here. Move. Vi lascio con la mia canzone, arrivederci. Tra i relatori anche i ragazzi, ragazzi che hanno l'opportunità nelle pari dignità dallo stesso tavolo dei relatori di poter esprimere il loro pensiero, soprattutto di consegnare quelli che sono i frutti di un'attività da loro portata avanti con grande attenzione. Buongiorno a tutti, io sono Alessio Rocca, rappresentante di Catanzaro, e lei Maria Grazia Giampà per Vibo Valenzio. Allora, si è svolta proprio due giorni fa la prima giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, promossa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in relazione al Safer Internet Day, che è la giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione europea, che quest'anno è giunta alla 14ª edizione e si è svolta in contemporanea in oltre 100 paesi nel mondo. Ci dobbiamo ribellare. Beh, con Alessio inizia il viaggio nei rappresentanti delle consulte. Alessio, tu rappresenti quella regionale, oltre che quella di Catanzaro, della provincia di Catanzaro. Ecco a te subito il microfono per aiutarci a sensibilizzare chi non è qui oggi, Alessio, quelle persone, anche la famiglia,
che devono in qualche modo essere coinvolti in questo percorso culturale, perché è una bella sfida quella di cui si parla oggi. Una bellissima sfida, è così, è importantissimo che tutti partecipino anche se non sono presenti qui oggi. Noi abbiamo voluto toccare molti temi, in modo particolare quello del bullismo, soprattutto perché due giorni fa c'è stata la prima giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo all'interno delle scuole, in relazione al Safer Internet Day 2017, che è una giornata per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze sulle tematiche che si possono incontrare all'interno del web e su tutte le problematiche, per rassicurarli e per porli in una posizione di attenzione. Alessio, ai ragazzi che tante volte appaiono distratti ma non lo sono, ecco, una giornata del genere cosa dà, cosa fa portare a casa? Una giornata del genere deve far portare un messaggio relativo ad una responsabilità, perché noi dobbiamo essere coscienti di ciò che andiamo incontro, noi dobbiamo cercare di capire realmente cosa c'è dietro il web e cosa c'è dietro tutte quelle azioni di anche piccola e quotidiana illegalità che purtroppo in moltissimi casi ci ritroviamo a vivere. Ecco, mi aiuti a spiegare a chi non lo sa il ruolo della consulta, ecco, quanto è importante in questo, quanto è fondamentale per creare quella rete, quella comunicazione tra giovani, ma anche tra i giovani, il corpo docente, la scuola a 360 gradi. Esatto, è importantissimo perché noi siamo come un ponte di raccordo fra le scuole stesse e le istituzioni, perché le consulte sono formate da due rappresentanti per ogni istituzione scolastica di tutta la nazione e ogni consulta poi elegge un rappresentante a livello provinciale e tutti i rappresentanti a livello provinciale andranno a formare il coordinamento regionale, e questa gestione di ruoli è importantissima proprio per cercare di comunicare le idee che devono essere concretizzate. Beh, e noi, poiché questa è una giornata speciale perché abbiamo l'occasione di averli tutti qui, andiamo a conoscere i tuoi colleghi. Grazie mille Alessio, buon lavoro. La storia di Peppino e degli amici siciliani, allora 1, 2, 3, 4, 5. Allora, tra poco vedrete delle iconografiche che illustrano appunto un'indagine sull'Hate Speak affidata da Generazioni Connesse a ScuolaNet e all'Università degli Studi di Firenze. Con oggi noi non vogliamo puntare il dito per il problema dell'isolamento progressivo, ma vogliamo esprimere la nostra indignazione di chi sta vivendo giorno dopo giorno sottrarre il futuro, per il quale noi della consulta di Crotone abbiamo scelto come il tema per il 2017 mobilità e libertà di movimento. Beh, con i veri protagonisti di questa giornata, gli studenti, i ragazzi, è una valida rappresentanza della consulta di Vibo e di Crotone, commentiamo questa giornata, commentiamo soprattutto quanto è importante trasferire a chi non è qui oggi e a chi ci ascolta. Sì, assolutamente. Allora, l'evento nasce proprio per promuovere le attività svolte dalla consulta, rivolte proprio principalmente ai giovani e agli studenti. Si parlerà di bullismo, di cyberbullismo, di emigrazione e tanti altri temi attuali che riguardano anche principalmente, insomma, la crescita formativa degli studenti. Cosa significa, ecco, per voi affrontare questi temi in una logica di corresponsabilità, cioè non più da soli? Per noi è importantissimo, specialmente in queste occasioni quando tutti possono ascoltarci, tutti i nostri colleghi. È un punto di riferimento questo, cioè che qualcuno abbia qualcosa da dire e noi che stiamo lì ad ascoltare. Per esempio oggi c'è ospite Don Ciotti, oggi avremo l'occasione di ascoltarlo e questo è un gran privilegio. Poi il tema della legalità è un tema che si tratta sì in questi tipi di convegni, ma la legalità si fa tutti i giorni, non si tratta solo di fare un convegno, si tratta di sensibilizzare e far capire che tutto quello che si dice si applica tutti i giorni. La verità è una scelta, la verità è già pronta. Mentre nel resto del mondo si ergono muri, si spinge all'odio e alla xenofobia e si tradiscono quindi i valori dell'Occidente, nelle scuole c'è sempre più bisogno di promuovere la cultura dell'integrazione e della fratellanza.
Io penso che iniziative come questa siano fondamentali comunque nelle scuole e anche in occasioni come questa, perché questioni come che oggi vediamo, come il totale disinteresse da parte dei giovani nei confronti comunque della vita civica, della vita comunque nella società, nella città, nel nostro paese, nel territorio, ci fanno veramente preoccupare. Non ci pensi, non pensarci è già una scelta. Bene, conosciamo gli altri due rappresentanti delle altre consulte. Commentiamo subito con Reggio Calabria la giornata di oggi, soprattutto ecco, qual è il messaggio che vogliamo far partire qui da questo luogo a chi ci ascolta? Il messaggio che credo comunque questa giornata debba dare agli studenti e ai ragazzi che oggi sono presenti è quello che la legalità è una tematica molto importante, è importante parlarne e trattarla a scuola e anche in occasioni come questa. Perché diciamo oggi il nostro paese, la Calabria in particolare, vive un periodo diciamo molto instabile a livello appunto di corruzione, di mafia, quindi vediamo sempre questi appunto questi fenomeni che ogni giorno diciamo si presentano alle nostre televisioni, sui nostri giornali. Io personalmente tratterò un'iniziativa che è stata promossa dal MIUR e dall'ANAC che riguarda la figura del whistleblower, che è una figura diciamo che si occupa di denunciare illeciti, corruzione diciamo all'interno delle scuole. Bene, anche dalla tua realtà di Cosenza parte un messaggio forte, un messaggio di una Calabria che non è quella che viene troppo spesso etichettata a livello nazionale. C'è una bella Calabria, una buona Calabria e voi la rappresentate. Certo, siamo fieri come studenti, come rappresentanti degli studenti di partecipare a questo tavolo della legalità. Naturalmente non si può fermare questa iniziativa solo ed esclusivamente a questo tavolo della legalità, ma deve andare avanti, deve essere promossa in tutte le scuole. Infatti sono presenti anche i presidi, professori e studenti dalla nostra regione. Si parla anche di immigrazione, di accoglienza, di condivisione, di far sentire ogni uomo che arriva sulle coste della Calabria come un uomo che fa parte di noi, che è calabrese come noi, quindi accogliere un valore, l'accoglienza come valore in più legata appunto alla tematica della legalità. Grazie, grazie. Ecco, questi sono i valori di questa terra raccontata dai protagonisti maggiori che sono i giovani. Oggi per noi è una giornata davvero storica nella lunga storia delle consulte. Per la prima volta si incontrano qui le rappresentanze delle 5 consulte studentesche. Professoressa Falduto, abbiamo sentito i suoi ragazzi, i giovani rappresentanti delle consulte. Ecco, un momento di interscambio, ma un momento di grande comunione e di rete tra adulti e giovani. Un connubio vincente, soprattutto ecco, un impegno che l'USR porta avanti ormai da tempo. Certamente, sottolineo che questa è un'occasione speciale in quanto per la prima volta i rappresentanti delle 5 consulte provinciali calabresi si ritrovano insieme. Non mi riferisco ai presidenti che avrete già ascoltato prima e che li rappresentano come singoli, ma proprio a tutta la componente studentesca che approfitto qui per ripetere è composta da 2 studenti per ogni istituto secondario superiore della regione. Quindi è veramente un bel momento di confronto all'interno del tavolo regionale della legalità e della corresponsabilità che in Calabria ha voluto, al pari dei magistrati, dei rappresentanti del CSM e dell'ANM, i presidenti delle consulte. Per me che ne sono la responsabile regionale è davvero un grande onore. Lo comunichiamo con uno stimolo forte anche all'altra agenzia educativa, alle famiglie, che tante volte ecco, questi ragazzi forse non riescono a valorizzarli per come invece la scuola, grazie a Dio, riesce a fare. E infatti il tavolo ha questa seconda definizione della corresponsabilità, che è un termine che si ricollega al patto di corresponsabilità che ogni scuola fa firmare appunto alla rappresentanza dei genitori e a tutti i genitori della scuola per condividere le iniziative del piano dell'offerta formativa. Quindi diciamo una grande sinergia, abbiamo qui anche la rappresentanza dei genitori, del forum dei genitori. Grazie e buon lavoro. E l'ospite d'eccezione di questa giornata è questo importante testimone, Don Luigi Ciotti, che
ascoltiamo in questo suo intervento. Beh, buongiorno a tutti. Lasciate che il mio pensiero vada di gratitudine ad Alessio, a Maria Grazia, a Mattia, a Cosimo, a Francesco, a Davide e il mondo della scuola che qui è stata presente. Vi ringrazio per la vostra spontaneità e soprattutto per aver sottolineato dei problemi che vi riguardano, ma se permettete ci riguardano tutti. E vi devo dire che nel primo anniversario della strage di Capaci, la morte di Falcone, io ero a Palermo e vicino a me c'era una signora, tutta vestita di nero, col foulard nero. Era un momento molto importante, molto profondo, molto coinvolgente. E tutti a ricordare il giudice Falcone come era giusto. Qualcuno si ricordava di sua moglie ed era giusto, anche lei una magistrata bravissima. E poi i ragazzi della scorta. Quella signora che era almeno una mezz'ora, che continuava a piangere, disperata. Io non la conoscevo, tu sei anche poi in imbarazzo a volte, no? A un certo punto questa donna mi prende la mano, me la strattona per richiamare un'attenzione e con due occhi pieni di lacrime mi ha fulminato dicendomi: ma come mai non dicono mai il nome di mio figlio? Non dimenticate mai che il primo diritto di ogni persona è di essere chiamato per nome. Voleva sentire il nome di suo figlio, noi ragazzi della scorta. Perché Rocco Dicillo, Vitto Schifani, Antonio Montinaro hanno un nome che diventa importante. Con la stessa forza, la stessa intensità del grande giudice Giovanni Falcone e di Francesco Morvillo, poi Paolo Borsellino e tutti gli altri. E tutti gli altri. Non dimenticatelo mai, ragazzi, i nomi. Quando sentirò parlare di casi, di utenti, rischiamo di avere dei numeri. Dobbiamo recuperare la relazione, l'empatia, il rapporto, che diventa veramente importante. Lì nasce la giornata della memoria e dell'impegno. Per ricordarli tutti, sono migliaia le vittime, e per i familiari quel dolore. Quel dolore, quelle ferite non si cancellano mai. Tocca a noi fare nostra questa coscienza e questa responsabilità. Ragazzi, siate ribelli, ribelli, belli, belli, la bellezza. No, belli vuol dire questa bellezza. Dobbiamo sentire dentro di noi la forza, la passione. Ha ragione quell'amico che ha detto poco fa: il problema non sono loro, parlo delle mafie in generale in Italia, il problema siamo noi. Possibile che milioni di italiani non riescono a fare voltare pagina nel nostro paese? Il problema non sono solo i giochi criminali. Certo, aveva ragione Giovanni Falcone, disse che la battaglia contro la mafia, cito le sue parole, è una lotta di legalità e di civiltà. Se fosse solo un problema di organizzazione criminale, sarebbe bastato in questi secoli il generoso, coraggioso, anche il sacrificio di magistratura, di forze di polizia, di segmenti delle istituzioni. Se fosse stato un problema solo di criminalità, saremmo, non saremmo probabilmente qui, ma voi avete capito che non è un problema solo di legalità, è un problema di civiltà. Aveva ragione Giovanni Falcone, senza civiltà, che vuol dire educazione, che vuol dire cultura, che vuol dire lavoro, che vuol dire servizi sociali, che vuol dire quelli per la salute, la legalità resta una parola bella, ma resta una parola astratta. Don Luigi, una giornata importante, una giornata
che vede, ecco, il richiamo a tanti testimoni, perché questo dobbiamo essere, ecco, un messaggio che è quello che deve essere un percorso di vita dove oggi sono protagonisti i giovani, il presente e il futuro del mondo. Sì, qui è un incontro del mondo della scuola, tutti i dirigenti scolastici, i professori, i ragazzi della consulta, un momento di grande riflessione. Ho sentito degli interventi dei ragazzi che leggono l'oggi, vivono la loro adolescenza, riescono a cogliere i cambiamenti e trasformazioni. Diventa anche per noi adulti un momento di oggetto di riflessione, perché dobbiamo nell'educare non dimenticarci di leggere i cambiamenti e le trasformazioni. Dobbiamo cercare di trasformare i nostri linguaggi che siano accessibili alle nuove generazioni. Dobbiamo sapere non solo dare un luogo, uno spazio, ma fare spazio a questi ragazzi nei nostri percorsi. È stato molto bello parlare dell'educare, ma anche della responsabilità, della legalità, ma anche della corresponsabilità. Questi sono segnali molto importanti. Aveva ragione Giovanni Falcone, io l'ho ricordato a tutti, quando diceva che la lotta alla mafia è una lotta di legalità e di civiltà. In questi anni si è fatto tanto rispetto alla legalità, ma non è la mafia un problema solo di ordine criminale. Sarebbe bastato in questi secoli il lavoro di tanti magistrati, anche del sacrificio delle forze di polizia e di alcuni segmenti delle istituzioni, è un problema di civiltà. Allora è la cultura che dà la sveglia alle coscienze, è il ruolo della scuola e dell'università, perché il conoscere è la via maestra del cambiamento. Ci vuole una rivolta culturale, etica, sociale nella nostra società, e soprattutto ci vogliono le politiche sociali, ci vuole il lavoro. Il lavoro dà la dignità, dà la libertà, dà l'identità alle persone. Ci vuole veramente le politiche sociali, i servizi per la persona, per la salute, per la sanità. Se no non usciremo mai fuori. E poi soprattutto bisogna dimenticarsi che il vero problema non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Questo forse fa ancora più male, e attraverso proprio i mezzi di comunicazione sociale noi siamo più per questo, vogliamo anche contribuire a risvegliare queste coscienze. Ecco, un percorso al quale anche la famiglia viene chiamata in modo veramente esemplare e può fare tanto come agenzia educativa, così come anche la Chiesa. La famiglia è fondamentale, importante, è chiamata ad assumersi la propria quota di responsabilità. E così la scuola nella dimensione educativa ha anche la sua parte, un suo ruolo. Però oggi più che mai non possiamo lasciare soli né la famiglia né la scuola, è la città educativa che deve nascere, cioè tutte le componenti devono sentire che la dimensione educativa, pur con ruoli, responsabilità, modalità diverse, ci appartiene a tutti. E questo è un grande investimento, e soprattutto c'è bisogno poi di concretezza, perché in Italia 2.300.000 giovani, quelli dato ufficiale, non studiano più, hanno studiato, non lavorano, dove vanno? Chi se ne occupa? Non può essere una società che si preoccupa dei giovani e poi non se ne occupa nell'offrire degli spazi, delle opportunità, dei percorsi. È una meraviglia incontrare questi ragazzi, perché hanno una fantasia, una creatività. La nuova tecnologia hanno permesso loro di entrare in un mondo molto più vasto. È una società che non accelera l'attenzione in questa direzione, sta mortificando se stessa. 21 di marzo, da quella donna è diventata la giornata della memoria e dell'impegno per ricordare tutte le vittime innocenti. Fra pochi giorni alla Camera verrà votata, è già passata al Senato, la giornata che questo Stato fa sua. L'abbiamo promossa come Libera, che è un coordinamento di associazioni, di scuole, ora dell'85% delle facoltà universitarie. Dall'anno scorso in tutta Italia sono 4.000 i posti già prenotati per quella lettura dei nomi, con degli eventi, con momenti di riflessione, di studio. Ma la regione in cui si concentrerà l'attenzione è la Calabria, e della Calabria è la Locride. È la Locride. Insegnanti, dirigenti, professori, arriveranno 1.000 familiari in rappresentanza di altri migliaia, perché ogni famiglia a volte è molto numerosa. È la giornata che noi, non è la retorica, non è un evento, non è una celebrazione, ma è un momento importante. Ecco, quest'anno la Locride e la Calabria, sorge il bello. Ma dobbiamo esserci noi, organizzatevi. Essere in migliaia diventa un segno. A una condizione, che la memoria si salvi all'impegno,
che deve essere 365 giorni all'anno, se no diventa retorica. La cosa che mi fa piacere dirvi, che è un fatto storico, a fianco di un altro che saprete fra due giorni, è che tutta la conferenza episcopale, tutti i vescovi della Calabria hanno aderito, tutti. È già qualcosa, perché tutti i vescovi hanno aderito. Una chiesa che ha avuto delle bellissime testimonianze, ma come capita in tutti i contesti, delle sue fragilità, ma anche questo è un segno ulteriore. A proposito, chiudiamo con un dono che lei sta facendo a tutta la Calabria. Da qui a qualche settimana questa terra verrà attenzionata per riscoprire il bello, quindi un invito a tutti i calabresi in primis, per poi chiaramente andare in una direzione che è quella di questa giornata, che rappresenta un momento di riscatto importante per la maggior parte dei calabresi, che è la gente per bene. È la gente bella, questa è una terra veramente meravigliosa, con realtà, persone meravigliose, non possono essere dei clan criminali a distruggere l'anima bella di questa terra. Sì, 21 di marzo, ma sarà il 18, il 19, il 20 e 21, in quel fine settimana, ma il 21, il primo giorno di primavera, ci stringeremo attorno a migliaia di familiari delle vittime innocenti della violenza mafiosa, che rappresentano altre migliaia di persone, perché le famiglie sono numerose. E la facciamo da tanti anni, quest'anno certamente sarà la prima volta che la giornata che lo Stato decreta, perché è già passato il Senato, va in votazione alla Camera. Ma quello che diventa importante non è un evento, una cerimonia, una celebrazione, ma è veramente un abbraccio con tante storie, volti, fatiche, sofferenze delle persone. E poi soprattutto si va nella Locride per fare emergere le cose belle che vengono fatte in questa terra. Si viene per valorizzare il bene che c'è, che a volte non fa chiasso, non fa rumore, perché dà dignità, perché dà speranza. E ci saranno delle sorprese, ma di grande valore, perché vuol dire anche una maggiore attenzione da parte delle istituzioni dello Stato per essere, per vivere, per condividere. Tutto Monsignor Olive insieme a tutti i vescovi calabresi, saranno insieme a questo percorso. Tutta la conferenza episcopale calabrese sarà anche sui manifesti, tutta, è mai successo nella storia del nostro paese, dopo tanti anni c'è la giornata della memoria dell'impegno, quest'anno sarà in 4.000 luoghi diversi, ma il punto centrale anche per tutti i collegamenti che la RAI sta disponendo, molte energie e molte forze, partiranno da questa terra di Calabria, dalla Locride, in una diocesi dove un bravissimo vescovo, il signor Franco Oliva, ma tutti i vescovi hanno aderito, dove giorno per giorno, passo per passo, sta dando delle belle testimonianze, aprendo delle brecce anche nelle coscienze, nelle responsabilità di tante persone. Diamo un segnale al nostro paese, che è l'Italia, non solo, che da questa terra c'è una meraviglia. Una meraviglia. Camminiamo a fianco di migliaia di familiari, di persone, per dire all'Italia da che parte stiamo. Grazie a tutti. Let's get it started. Let's get it started in here. Bene, abbiamo visto come in Calabria ha preso vita anche questo tavolo della legalità, una realtà che riguarda prevalentemente le scuole, riguarda diverse istituzioni pubbliche, ma che non dimentichiamoci, riguarda ogni singolo cittadino. Questo messaggio lo vogliamo dedicare in modo particolare all'Agenzia Educativa Famiglia. Grazie per averci seguito e arrivederci al prossimo appuntamento di Camelot, la Mesta Televisione. Sapete chi ha dato la vita per la libertà? Falcone, Borsellino, Chinnici, Cassarà. Impastato da un Puglisi, dalla Chiesa, in comune una coscienza e l'onestà come pretesa. Voglio un futuro dove farmi una famiglia, dove essere orgoglioso ed essere nato giù in Sicilia, la terra di persone grandi quanto lo stile, dove è nata la speranza che in fondo si può cambiare, dove c'è chi è morto per lasciare in vita un ideale, per svegliare una coscienza, ridarci una morale. Qua chi ha paura muore ogni giorno, con loro esempio io me lo ricordo. Quando è successo ero ancora un bambino, in telecattava il nome di Borsellino. Sono sincero, non che mi interessasse il perché di quel minuto di silenzio fatto in classe. Non sapevo cosa fosse un magistrato, tantomeno una strage di Stato. Non sapevo cosa fosse una cosca, tantomeno cosa fosse cosa nostra. And the bass keeps running, running and running.
and running and running 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 running and in this context there's no disrespect, so when I bust my rhyme you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Or inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. We burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east, south. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get it started, come on, get it started, get it started. Let's get it started, ha, let's get it started. In here, let's get it started.